Fammi indovinare, sei alle prese con la preparazione di un discorso di ringraziamento e temi di risultare noioso. È un timore questo molto diffuso, ma non per questo non superabile. E in questo video voglio darti la mia strategia antinoia. Ciao, sono Chiara, founder della Chiara Alzati SRL, sono corporate trainer in comunicazione efficace e public speaking. Grazie al metodo Parlare Chiaro ti guido, ti ispiro e ti motivo nella realizzazione del tuo potenziale di comunicatore per essere credibile, autentico e autorevole, anche in inglese e in tedesco, grazie a corsi, formazioni su misura per le aziende corporate. Il rischio di risultare banale, scontato e noioso quando tieni un discorso di ringraziamento è molto elevato. Ecco perché è fondamentale conoscere alcune tecniche di public speaking anti-noia. Innanzitutto, come pensi di iniziare il tuo prossimo discorso? Non dirmi che pensi di iniziarlo dicendo: "Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui, è un onore per me aprire questa serata". Capisci bene che questa frase la dicono tutti, quindi il tuo inizio sarà terribilmente banale e le persone, proprio perché si aspettano questo tipo di apertura, probabilmente per qualche minuto si dedicheranno a fare qualcos'altro, magari tenendo in mano il loro smartphone. Ma come puoi allora conquistare un pubblico, il tuo pubblico, sin dai primi istanti con un discorso di ringraziamento? Ovviamente dicendo qualcosa di inaspettato. Prova a immaginare un'apertura di questo tipo. Arrivi sul palco e stai per qualche istante in completo e assoluto silenzio, guardando le persone e sorridendo. Questo è un momento importantissimo che ti consente di catturare l'attenzione. Poi potresti dire 468 giorni, 11.232 ore. Questo è il tempo che abbiamo dedicato tutti insieme negli ultimi 2 anni per raggiungere questo traguardo. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a... A questo punto, a seconda del numero di persone da ringraziare, potrai nominarle una per una, oppure potrai ringraziare i singoli reparti che hanno contribuito a questo successo. Se le persone non fossero moltissime, potresti anche pensare di ringraziare ciascuna di loro per una particolare caratteristica. Per esempio, ringrazio Simona per il suo sorriso, ringrazio Paolo per la sua caparbietà e così via. In alternativa, potresti aprire il tuo discorso di ringraziamento di nuovo con qualche istante di silenzio e poi dire: resilienza, determinazione, ambizione all'eccellenza. Queste sono state le chiavi che ci hanno concesso quest'anno di raggiungere dei risultati straordinari. Siamo qui questa sera per ringraziare ciascuno di voi. A questo punto avrai l'attenzione di tutti solo perché hai avuto il coraggio di essere diverso dagli altri. Sta a te ora continuare a mantenere alta l'attenzione delle persone. Come? Modulando bene la voce, avendo una bella energia, guardando le persone negli occhi e condividendo anche dei momenti di vita vissuta. Per esempio, perché non racconti, perché non rievochi quella notte durante la quale tu e il tuo team siete rimasti fino alle 3 perché c'era una gara importante e volevate vincerla? Perché non racconti dell'emozione che avete vissuto tutti insieme quando poi l'avete vinta? E perché non condividi con loro la tua ansia che magari potresti avere provato quando sei stato chiamato a raccontare il tuo progetto su un palco importante e tu non eri abituato a parlare in pubblico? Insomma, più umanità metti nel tuo discorso di ringraziamento, più arriverai alle persone e meno rischierai di annoiarle. E infine, mi raccomando, non concludere, ti prego, il tuo discorso dicendo: "E niente, ho finito, ora passo la parola a XY". Mi raccomando, concludi con impatto, con un bel tono assertivo, calmo e possibilmente ricollegati all'apertura, perché si sa, il cerchio è il simbolo della perfezione e un discorso, affinché possa essere perfetto, deve avere una forma circolare.
Sempre in descrizione trovi il link per prenotare una consulenza informativa con noi. Ti invito inoltre a visitare il sito www.chiaralzati.it. Entra nella mia community inserendo il tuo migliore indirizzo mail e scopri tutti i bonus a te riservati, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia dei miei libri. Ciao e al prossimo video!